peccato che non c'è il sole. Perché mi hai portato qui, mio caro? Stamattina qui c'è l'inaugurazione dell'Emporio Amato. Renzo Amato è l'imprenditore. Lui c'ha una storia, storia di 74 anni, perché il padre aprì il primo Emporio Amato a Molfetta, nel centro cittadino. Successivamente sono passati nella grande distribuzione e con il marchio Migro hanno addirittura aperto 18 punti vendita in tutta Italia, Toscana, Lazio, adesso anche ad Ancona, nelle Marche. Emporio Amato invece è al dettaglio, una struttura enorme che adesso tu vedrai, e in questa struttura riesce a fare dei prezzi molto bassi. Beh, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a mangiare qualche cosa là, qui sicuramente offriranno qualcosa, noi vediamo. Salmone. Stamattina non è che ho fatto una colazione abbondante. Beh, appunto, però questo è un aperitivo. Te la scansi. Ci sono anche le marmellate. C'è le marmellate, c'è le marmellate. Sì, sì, sì. Andiamo a vedere. Che meraviglia, che meraviglia. Mi prendi, che cos'è che vuoi? Mi prendi un crostino con il salmone? Possiamo avere due crostini con il salmone? Grazie. Vuoi un rosato del Salento? Un altro? È un'inaugurazione, ci vuole lo champagne. Champagne. Eh sì, guarda, ce n'è perfino di tanti tipi. Possiamo godere, grazie, cara. Che meraviglia. Bene, andiamo a vedere l'inaugurazione. Ma sì, insomma, dov'è? Perché io vedo che... Ah, ecco, dai, di lì. Vedi? Grazie. Vai. Benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Però intraprendendo Molfetta, ha sempre avuto questo vezzo. Ha sempre questa movimentazione. In modo intermittente, nel senso, nei momenti sembra che sia una pista, nei momenti invece in cui sprizza energia. E questo è un momento nel quale, secondo me, stanno emergendo parecchie figure. Veramente, non è un complimento così. E diversi anni. Bravo Guglielmo. Renzo, allora, Nole, l'ho persa, non so più dove stia. È una cosa grossa questa. È una bella realtà, dai. Più che grossa. Bello. E anche in controtendenza, perché la gente ormai con la crisi economica va nei discount. Sì. Ci sono le monodosi, mentre prima c'era compra due e ne hai tre. Oggi la gente sta in crisi. E tu, che sei quello che ha creato addirittura 18 punti vendita, no? Di cash and carry, fornisci l'ipermercato con il marchio Migro,
oggi tu fai una cosa al dettaglio. Sì, per la cosa. Ma infatti. Michi, quando nell'86 i grossisti allora andavano al dettaglio, scusi a Matt, perché andavano, mio padre aveva dei negozi al dettaglio, no? E io andavo all'ingrosso, discusso a Matt. Adesso dopo una generazione, dopo quindi 86, 26 anni, noi torniamo al dettaglio, torniamo. Perché consapevoli dell'esperienza fa. 74 anni fa. Mio nonno nel 1938 con quel negozio, era una ferramenta ai colori al centro di Molfetta, sì sì. Era una ferramenta, forse mi dico la più rinomata di Molfetta, dove trattava di tutto e di più, era sempre sensibile all'innovazione, ai prodotti innovativi, aveva sempre dei prezzi competitivi e questa è la tradizione della mia famiglia. Così mio papà poi l'emporio nel 1950, io nel 76 con mio papà poi il primo discount d'Italia Meridionale. E ci è piaciuto sempre, sai, queste sfide. La Molfetta è proprio intraprendente, no? Avete sì. fatto questa zona commerciale incredibile, miragica, l'outlet. Il mio compito è quello di interpretare le esigenze del consumatore e faccio questo mestiere. Il mio mestiere qual è? Quello di comprare le sedie buone, di qualità buona, a un prezzo buono. Considera che queste sedie, guarda un po', faccio vedere, perché questo è il mestiere mio. Questa sedia qua, oppala! Questa è prodotta in Italia, questa sedia. Allora noi tutto quel po' che è rimasto di italiano diamo spazio all'italiano. Ah sì, siediti. Ah, Michi. L'attenzione che tu hai ai prodotti locali, ai prodotti nazionali e ai prodotti locali. Hai creato anche un marchio, sì. No? Dove tuo, amato, Migro. Un marchio in cui valorizzi la produzione locale. Certo, certo, no? Certo. Questo è un fatto bello. Noi che in questa avventura dei Cavalieri della Tavola Calda andiamo a trovare le eccellenze enogastronomiche, turistiche, eccetera. Ci piace questa cosa. Grazie. Ci piace il fatto di valorizzare la produzione locale, soprattutto la Puglia. Noi siamo una terra meravigliosa, qualcuno la definisce la California, ma noi siamo la Puglia, siamo, e abbiamo un olio superlativo, del vino eccezionale, facciamo le mozzarelle buonissime e questo quando si raggiungono, cioè, è come andare a correre, no? Quando vai a correre poi vai forte o ti devi fermare, quello che capita agli ottimi tarallini pugliesi piuttosto che la buonissima ricotta marzotica, oggi come oggi la concorrenza, la competizione raggiunge dei toni, dei livelli talmente degradati dove non è che ci si compete solo a fare il prodotto migliore al prezzo migliore, ma anche dando carci negli stinchi. Se tu, che cos'è che ti manca? Se tu volessi mandare un grido di dolore, diciamo, alla politica. Il dolore è la gamba che qualche volta mi fa male la sera, quando è che cammino troppo. Io penso che ognuno deve essere consapevole della sua missione. Sua Eccellenza, Vescovo di Molfetta, ha benedetto questa struttura. Non ti manca niente? Non mi manca niente. A me, ma non mi manca. Mi manca qualche birra in più con Michi De Ruvo. Questo che mi manca. È quella disgraziata di mia moglie, questa. No, troppi. Questa donna, io non lo so, non lo so. Va sempre girando per i fatti suoi. Questo qua è enorme. Uno si perde in tutto questo. I fiori. Com'è che ha comprato i fiori? Che sa con sto? Sì, quasi, quasi. Le regalo un fiore. No, le regalo un fiore. È un fiore di plastica. Chissà dove sta, chissà dove sta. No, con tutta questa carta igienica. Ma come? Ma c'è un'abilità? Speriamo che l'abbia comprata la carta igienica. C'è un'abilità?
Ah, Nole, 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 Nole. Passiamo tutta la mattinata così adesso. Nole! Ma sei impazzito? Prima di tutto cosa gridi come un'aquila? Ma sono 2 ore che giro! Non si sputa sui sentimenti! Non si sputa e basta! Non si sputa! Non profuma! Ma quanta roba hai preso? Ehi! Vieni, vieni a vedere! Non voglio dire che sono perfettamente utili, ma rallegreranno molto la nostra casa. Sì. Guarda, vabbè, pennarelli, hai capito? Tu lo sai che a me servono queste cose, le candele. Poi va bene, svelto a profusione. Le chiavi del castello. Lascia perdere, ho detto che è un regalino. Ma come cazzo faccio? Svelto, a comprare le chiavi del castello. A profusione, dobbiamo prendere, riempire il carrello. Scusa, non ridere. Lo svelto serve per le tue mani. Perché non te le rovini quando lavi il piatto. E questo che cos'è? Le alimenta per le unghie. E questo è per i tuoi calli. Però i tuoi calli però è profumato, è all'aroma di violetta. Per i calli? La farina per limare. Io non ce l'ho. Poi ho preso le conchiglie che a te piacciono tanto, te le metti nella vasca da bagno quando. Dalla mattina alla sera mi gioca sempre le conchiglie. Ma là non avevi comprati dei gerani, vedi qua stanno i vasi, qua. Ma se fammi andare a chiedere a qualcuno qua. Scusi, lei sa qualcosa qua di tutto questo spazio? Certo, questa è una struttura di 15.000 metri quadrati. Ah, ma lei è preparato? Ma lei è responsabile del... Lavoro per questa azienda da 18 anni. Due chiacchiere allora. Allora, questa è una struttura che ha una dimensione di oltre di 15.000 metri quadrati, dove sono esposte più di 80.000 referenze tra igiene case persona ed extra food, quindi bazar. La missione della struttura è quella di dare al cliente finale un prezzo che è al di sotto del 15% rispetto al miglior prezzo della concorrenza. E come fate a fare questo prezzo? Abbiamo un pool di colleghi del marketing che tutti i giorni monitora i prezzi della concorrenza e quindi ci riposizioniamo. Sì, ma voi avete anche dei costi, come fate? Come ce li hanno anche gli altri? Certo. Come fate a ridurre? La struttura come vede è una struttura molto snella, le faccio un esempio su tutti, la struttura non ha sistema di aria condizionata e di riscaldamento. Ci sono al soffitto dei lucernai che permettono anche una riduzione sia dei costi elettrici che di ariazione automatica. Ho visto che a fianco c'è Migro, no? Che è Cash & Carry. Sì. Ha gli stessi prodotti dell'Emporio Amato? Allora, il Cash & Carry ha igiene casa, igiene persona e food. Il food qui non è presente. La differenza tra le due strutture è che qui noi abbiamo delle referenze di igiene casa e persona che non sono trattate al cash and carry, quindi hanno confezioni particolari, confezioni bipacchi, confezioni differenti che danno il senso della convenienza al consumatore finale. Qui si entra senza assolutamente, perché è una struttura al dettaglio. E non avete pensato anche a un qualcosa di e-commerce, che ne so, di acquisti online, eccetera? La nostra struttura ha due piattaforme, una a Catania e una a Lecce nel Salento, identificati come CediCash. Diamo la possibilità al cliente di collegarsi online, quindi fa l'ordine. Perché oggi si fa tutto su web. Assolutamente. La struttura riceve l'ordine dal cliente e la merce parte non appena arriva il bonifico del cliente. Grazie, come si chiama lei? Onofre Visaggio. Sì. Nole, allora. Ah, eccoti. Allora, senti, che hai fatto? Ho parlato con il responsabile commerciale. Ti sei fatto dire? È una struttura veramente meravigliosa. Qui c'è anche dei prezzi bassi. Sì, è vero. Vuole il vaso, prima. E infatti, sai che cosa ci serve? Ci serve un vaso grande. Guarda, eccolo, quello là. Per il banano. Come faccio a prendere quel vaso? Non puoi prenderlo, sali su quelle scalette. Allora scusa, prendiamone uno di questi, uno questo più piccolo, no? Nole, sì, da me, lasciamo perdere. A parte il fatto che io mi chiamo Nole con la O aperta. Lasciamo perdere. Beh, ma scusa.
Ma poi guarda, costa pochissimo, quanti porti? 11, beh, 11 pezzi alti, 1,75 m. Possiamo fare un presepe di quartiere. Questo è Mariano. Mariano! Qui, mo. Ehi, ciao! Mo, hai visto che roba qua? Mariano, ma che ci fai? Sto provando qua il cappello, vedi? Ah, stai per ma, che dici? Stai molto preciso. Va bene il nero? Poi il nero snellisce, va bene su tutto. No, ma su Sergio che ci fai? No, no, stavo dando un'occhiata. Secondo me c'è una funzione anche sociale. Cioè? Poter comprare a 0,65 oppure delle sedie a meno di 4 euro, credo che sia il momento giusto. Ma tu sei venuto da bar apposta per comprare a 0,65? Secondo me dovrebbero venire un po' tutti, perché proprio in controtendenza aprire un'attività commerciale in questo periodo è la risposta migliore. Cioè, comunque tu... qua è bello perché c'è Miragica, l'outlet, sì. Ci sono... cioè, uno viene qua e si fa un sacco. Ma sai tutti i discorsi che hai fatto tu sui prodotti locali, eccetera? Beh, se tu vai dall'altra parte dove sta l'alimentazione, grazie a quello una serie di piccole aziende che producono prodotti di qualità hanno una rete commerciale. Secondo me con tutta questa roba qui avremmo speso sì e no. Promesso? Mo sono i dolori, cari, mo sono i dolori. Va bene, dai, tanto faccio io, tanto qui sicuramente. Sì. Ma quante ne hai presi di questi? Macello, macello. Perché hai preso due cappelli? Hai preso le lumachine? Aspetta, siamo arrivati alla fine. Sì, ma pago io, non ti preoccupare, vai pure. Dai, tanto qui, figurati. Ma quali soldi tuoi? Sì, soldi miei. Ma quali soldi tuoi? Fiorino, tanto si mette qui, la mano, figuriamoci. E faccio un bel prezzo. Sono 28 euro e 30 centesimi, grazie. Beh, incredibile, dai. Tutto questo, 28 euro. Dai, davvero. Allora paga tu, dai. Beh sì, cioè quelle 28 euro ce l'ho. Ce li ho, eccoli. Grazie. Allora conviene fare la spesa qua, Saremo sempre qua. Arrivederci. Você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer?